Verso la metà dell'Ottocento, l'Africa nera, fino a quel momento praticamente sconosciuta, divenne un obiettivo per esploratori ed eserciti, evangelizzatori e mercanti. Tra avventura e curiosità, sopraffazione e spirito missionario, in un misto di sfida scientifica e serie ragioni economiche e politiche. Con la rivoluzione industriale, gli Stati europei sono impegnati in una politica aggressiva di ricerca di nuovi mercati, risorse e materia prima. In questo orizzonte particolare importanza acquisisce l'esplorazione della parte interna dell'Africa, fino ad allora completamente sconosciuta. Lo scavo del canale di Suez metterà in comunicazione il Mediterraneo con il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, aprendo una via molto più veloce di comunicazione con i mercati orientali. Diventa quindi strategica per le potenze europee l'esplorazione di questa zona centro-orientale dell'Africa e in particolare aprendo quindi la ricerca delle sorgenti del Nilo. La ricerca delle sorgenti del Nilo, che si devono trovare esattamente in quest'area, diventa quindi una questione strategica per le potenze europee, Inghilterra e Francia in particolare. Nel 1858, infatti, Richard Francis Burton e John Hennings Peake, per conto della Reale Società Geografica Britannica, avevano scoperto il lago Tanganyika, partendo dalla costa orientale dell'Africa e penetrando orizzontalmente il continente. In questo contesto si inserisce la spedizione di Giovanni Miani, che parte dal Cairo nel maggio del 1859 e risale il Nilo fino ad arrivare a Galufi, il punto più meridionale mai raggiunto da un esploratore europeo prima. Prima di tornare indietro, il 29 marzo 1860 incide le proprie iniziali su un grande tamarindo a Galufi e rientra poi verso Gombakoro. Miani ritenterà nel 1861, solo un anno dopo, con una seconda spedizione che si fermerà purtroppo a Khartoum, dove verrà bloccato per mesi interi dal governatore locale con mille scuse, forse addirittura corrotto dagli inglesi. La spedizione Speaker Grant infatti è già partita e in ballo c'è molto più di una semplice scoperta geografica. Nell'ottobre 1860 Speke ripartì, questa volta accompagnato da James Grant, lungo il percorso della sua precedente spedizione, raggiungendo il margine settentrionale del lago Vittoria, dove scoprì le cascate Ripon, dalle quali ritenevano nascesse il Nilo. I due esploratori arrivarono a Galufi il 15 gennaio 1863, dove trovarono l'albero sul quale Giovanni Miani aveva inciso le sue iniziali 3 anni prima. Di qui tornarono vittoriosi in Inghilterra. Fu però un altro esploratore inglese, Samuel Baker, a continuare la risalita del Nilo seguendo le loro indicazioni per verificarne le scoperte. Anche Baker, sulla via del ritorno, incontrò l'albero di Miani ed ebbe modo di annotare sui suoi diari il rispetto e l'ammirazione per quello sconosciuto esploratore italiano che aveva risalito il Nilo da nord a sud più di chiunque altro prima.